La disabilità in Italia è vista ancora come qualcosa di curioso, perché forse non siamo abituati ad averla nella vita di tutti i giorni, perché forse è raro vedere una commessa con una disabilità. Io penso a queste cose perché vivendo nel mondo sportivo con persone che hanno vari tipi di disabilità, io mi sono abituata a vederle. E non a scrutarle, cioè, ma a considerarle come persone, punto e basta. Sono Martina Cairoli e sono un'atleta paralimpica. Il 2007 è un anno di svolta nella mia vita. Avevo appena compiuto 18 anni e di ritorno da una festa mi è venuto a prendere mio fratello, più grande, Michele. E eravamo per strada, così, in motorino, io 18 anni, lui 21. Io ho aggrappata a lui, faceva freddissimo e a un certo punto vediamo questi abbaglianti accendersi all'ultimo secondo, all'ultimo istante e travolgerci. E poi 4-5 giorni dopo vengo risvegliata in terapia intensiva vedendo tutto appannato e mio fratello ha avuto l'arduo compito di comunicarmi il verdetto, ovvero che dopo una serie di tentativi avevano dovuto amputarmi la gamba sinistra. E da lì è iniziato tutto, perché anche il percorso di accettazione non è qualcosa che avviene così, all'improvviso ti dicono hai perso una gamba e dici ah ok, vediamo, dai, datemi una protesi. Non conoscevo il mondo della disabilità, tantomeno quello delle amputazioni. E non sapevo che cosa sarebbe stato della mia vita. Non c'è stato un momento in cui ho deciso proprio di diventare atleta, ma è un po' successo per caso. Mi sono lasciata ispirare da alcune fotografie che c'erano nel centro protesi dove ho fatto le prime protesi e c'erano appese queste immagini di atleti paralimpici. E poi ho fatto anche una ricerca su Pistorius e ho scoperto che c'era altro che vita dopo l'amputazione, c'era un sacco di roba. E quindi anche lì mi è servito tantissimo proprio a livello personale e interiore ad accettarmi e a capire che davvero non era finita lì. La prima gara in cui ho gareggiato era proprio Imola nel 2010, non avevo la più pallida idea di come correre 100 metri. Semplicemente mi ricordavo come si faceva con due gambe e ho provato a riprodurlo. E quando ho tagliato il traguardo con 19 secondi e 99, una cosa del genere, sono stata applaudita, è arrivata una giornalista a intervistarmi. E io ero quasi in imbarazzo perché sapevo che la mia prestazione non era una buona prestazione. A distanza di anni ho realizzato però che quella gara era l'inizio di qualcosa perché non c'era a livello italiano un record nella mia categoria. Quindi qualcuno doveva pure iniziare a farlo, anche se con un tempo altissimo. E il caso vuole che sia stata io. E da lì ho iniziato a rosicchiare centesimi, decimi, sempre di più e oggi il mio tempo migliore sono 14 secondi e 37, che sui 100 metri, insomma, 5 secondi di differenza, parecchio. Il pubblico vede gli atleti paralimpici sempre meglio, nel senso c'è stata un'evoluzione dal totale pietismo alla bassa considerazione, ma anche di recente, cioè io ho sentito dire che il nostro non è sport. È molto d'appeal la questione della storia che c'è dietro un atleta, che da un lato è giusta perché l'atleta è prima di tutto una persona che ha superato determinate fasi della vita e le supera giorno dopo giorno, cioè le varie difficoltà. Però ecco, io credo che ci debba essere un equilibrio, perché come per un atleta cosiddetto normodotato che si va a vedere la prestazione, si commenta il gesto tecnico,
e poi si dà l'informazione che può essere più interessante o meno riguardo la storia che ha, però ecco, lo devi fare in maniera equa. E io purtroppo so che degli atleti paralimpici magari si conosce la storia, ma non quello che fanno in pista. Quello che vedo banalmente è una noncuranza di alcuni spazi riservati alle persone con disabilità, tipo le casse riservate a donne incinta o persone con disabilità che non sono solo quelle in carrozzina. Infatti io quando vado a fare la spesa, anche se la protesi è in evidenza, c'è chi non la vede, lo devo far notare, e anche mi è successo che anche facendolo notare non succedesse nulla, ok? Quindi è anche pesante per una persona che vive tutti i giorni a disabilità dover rimarcare i propri diritti. Io credo che il limite più grande che la società impone alle persone con disabilità è il non dar loro l'autonomia per poter fare quello che vogliono. E in questa risposta c'è dentro tantissimo. C'è dentro il fatto che alcune tecnologie non sono accessibili a tutti, che anche le persone che hanno bisogno di assistenza a volte non ce l'hanno o ce l'hanno parziale, che i posti di lavoro che dovrebbero essere assegnati a persone con disabilità magari non vengono assegnati, oppure che non è così normale appunto che ci sia una persona con la sindrome di Down, con anche una disabilità intellettiva, che lavora e che è inserita. Per il futuro delle persone disabili in Italia spero in una totale integrazione e anche a un cambiamento degli spazi che possano accoglierle tutte in maniera equa. E per fare questo però alla base c'è il cambio di mentalità che noi italiani dobbiamo fare. Dobbiamo proprio evolverci sotto tanti punti di vista. Io credo che una grande occasione ci sarà in occasione delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, che saranno tra 4 anni a Milano Cortina. Cioè verranno persone con disabilità da tutto il mondo per le Paralimpiadi, e quindi ci dovremo attrezzare, ma non solo in maniera pratica, in maniera proprio intellettuale, non so come dire, ci dovremmo abituare a questa invasione di mostri.